Quanti anni di lavoro? 13. 19. 20. 30 anni. E se noi andiamo via da qua dentro non c'è più niente, perché la maggior parte delle aziende lavorava per Elica. Se l'Elica è leader nel mondo è grazie a tutti noi che abbiamo messo anima e cuore in questa azienda. E quindi ci sentiamo veramente amareggiati e delusi. Mergo, provincia di Ancona. Questo è uno degli stabilimenti del gruppo Elica, storica azienda marchigiana e leader mondiale nella produzione di cappe da cucina. Il 31 marzo la proprietà ha comunicato agli operai la delocalizzazione del 70% della produzione in Polonia e 409 esuberi su 560 dipendenti. Un imprenditore che ha sempre detto di amare le sfide, questa era la sfida giusta per lui, dimostrare che un imprenditore italiano che ama i suoi dipendenti riesce a lavorare in Italia. Invece io e tutti i miei colleghi di lavoro una grandissima delusione. Io ho iniziato qui che ero una ragazzina e ora ho 56 anni. Siamo giovani per andare in pensione, siamo vecchi per trovare un altro lavoro. Allora io mi rivolgo ai governi che ci sono stati fino adesso. Non devono dare soldi alle imprese per far delocalizzare, devono dare soldi alle imprese per far continuare il lavoro qua in Italia. Il piano industriale prevede per lo stabilimento Elica di Cerreto d'Esi la chiusura definitiva. Qui lavora Stefania, mamma separata con due figli. Ludovica 13 anni a luglio, Leonardo 12 anni a novembre. Mi ritrovo senza stipendio, a parte il mangiare, a parte il vestire il tutto, ma è il futuro loro. Che gli dico, non ho i soldi per farvi studiare. Io lavoro da una vita, 30 anni che sto all'Elica. Lei se l'aspettava questa... Assolutamente, assolutamente. A dicembre, Brindisi di fine anno, che gli anni si fa in stabilimento, e ci avevano detto che... andava tutto benissimo, stavamo lavorando quando il caporeparto ha letto il messaggio e ci siamo fermati come se quel momento finisse il mondo. Non si può togliere lavoro a tantissime donne come me, all'Elica una buona parte siamo donne. Lei quanto guadagna? Lo stipendio, la base, 1200 euro, insomma lo stipendio di un operaio, però per me era essere ricca. Io non voglio andare in giro a chiedere l'elemosina o disperarmi perché sto mese non posso dare da mangiare ai figli miei. Ma perché si delocalizza secondo lei? Se chiude perché? Perché fuori c'è più guadagno. E noi? Gerardo e Teresa si sono conosciuti all'Elica e adesso stanno aspettando una bambina. Il nome della bimba? Miriam. Svegliarsi la mattina, indossare questa maglietta con questa scritta è veramente duro, è duro, perché prima avevi questo senso di appartenenza. Ora questo senso di appartenenza non ce lo hai più. Se l'azienda è diventata quello che è, anche grazie a noi, penso. Non mi sembra proprio un bel ringraziamento questo. Fermatevi. Ragioniamo insieme, costruiamo insieme il nostro futuro. Per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per il territorio e per l'Italia. Diamo un segnale. Che stiamo qui, rimaniamo qui. Come va, Manuela? Insomma... Andiamo avanti, ma non allegri, non la solita vita. Manuela ha una bambina di 9 anni. Il marito Alessandro ha perso il lavoro 6 anni fa. Quando è arrivata, che me l'ha detto quel giorno, un attimo sono rimasto, che famo? Cioè proprio così, adesso che famo? Per quello che ci permette, insomma, un solo stipendio. Andavamo avanti. Non lo so.